Ok, grazie a tutti, grazie intanto a Pier Giorgio, anche se non c'è, per avermi invitato a sostenere questo seminario e grazie a voi, diciamo, perché sono contento che siate presenti nonostante il caldo, nonostante il 20 luglio. Allora, lo studio che presenterò qui riguarda la sorgente dello tsunami avvenuto a seguito del terremoto di magnitudo 8.1 al largo dell'isola di Raoul. Nell'arcipelago delle Kermadec Island, ed è avvenuto lo scorso anno. Questo lavoro, oltre, diciamo, a evidenziare qual è la sorgente dello tsunami, pone anche l'accento sull'importanza di alcuni strumenti, ovvero le boe d'art, che sono fondamentali per quanto riguarda il lavoro fatto dai sistemi d'allerta tsunami. Questo lavoro è in collaborazione, oltre che con alcuni colleghi dell'NGV, tra cui Alessio Pietanesi, Manuela Volpe e Stefano Lorito, è in collaborazione con Aditya Guzman e William Power del GNS della Nuova Zelanda, sono stati fondamentali per fornire i dati e un'altra serie di fasi durante questo lavoro, all'Università di Napoli attraverso Antonio Scala. Allora, il 3 marzo del 2021, quindi un anno fa circa, nel giro di 6 ore, si sono verificati tre grandi terremoti lungo, la zona di subduzione delle Kermadec, Tonga. Questa zona di subduzione, diciamo, questi terremoti sono avvenuti all'interfaccia tra la zona di subduzione della placca pacifica e la placca australiana. E il più grande di questi terremoti si è verificato a 55 km circa dall'isola di Raoul, e che ha avuto una magnitudo di 8.1. Questa zona è una zona che ha un relativamente alto grado di accoppiamento intersismico e in passato, diciamo, sono successi altri eventi con magnitudo simile o anche più alta. Tutti e tre questi terremoti hanno generato uno tsunami. Ovviamente i primi due, diciamo, no, ovviamente, ma insomma, i primi due più piccolo del terremoto più grande 8.1, e la caratteristica, diciamo, di questo tsunami è che è stato registrato per la prima volta dalla nuova rete di boe d'art installata dalla Nuova Zelanda in quest'area. Allora, prima di continuare, diciamo, una breve parentesi su che cos'è una boa d'art. Qualcuno dei presenti durante questo seminario è anche turnista CAT, quindi sa che il monitoraggio nella sala sismica per il monitoraggio degli tsunami avviene non solo inviando un messaggio d'allerta, ma in una fase successiva bisogna confermare o cancellare questa allerta, quindi la presenza, l'occorrenza di uno tsunami, e questo viene fatto monitorando i segnali mareografici che registriamo ai mareografi, diciamo, posizionati lungo le coste del Mediterraneo, ma noi lo facciamo per training anche a scala mondiale, per tutti gli eventi che avvengono al di fuori del Mediterraneo. Quindi i mareografi sono importanti per confermare o cancellare un'allerta, ma ancora più importanti dei mareografi si sono rivelate le boe d'art, perché sono degli strumenti che permettono di ridurre significativamente il tempo necessario per confermare un'allerta, e non solo per confermare un'allerta, ma riducono anche l'incertezza che c'è sul forecast dell'eventuale tsunami. Questi strumenti, molto più costosi rispetto a un mareografo, almeno uno o due ordini di grandezza in più, sono composti fondamentalmente da tre componenti. C'è un sensore di pressione sul fondo, che misura appunto la variazione di pressione della colonna d'acqua, una boa in superficie che è connessa attraverso una zavorra sul fondo e trasmette. Diciamo, è in comunicazione con il sensore di pressione attraverso un sistema di trasmissione acustico. E infine, diciamo, il sistema di trasmissione satellitare che permette alla boa di trasmettere i dati di variazione di pressione ad un satellite, che a sua volta lo trasmette a terra, dove c'è il centro di elaborazione dati del sistema d'allerta tsunami. La boa d'art ha due modi di trasmettere i dati.
o di registrarli. Il primo viene definito un modo standard, quindi ha una frequenza di campionamento di 15 minuti. Il secondo ha una frequenza di campionamento ben superiore, fino a 15 secondi, e viene definito event mode, ovvero è associato a un evento tsunamigenico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per switchare dalla modalità standard alla modalità evento, il sistema deve riconoscere che è avvenuta una variazione significativa rispetto alla media dei dati ricevuti in precedenza, e in questo modo aumenta automaticamente la frequenza di campionamento per poter misurare e registrare bene l'eventuale tsunami che arriva. Spesso questo event mode, se la boa è vicina alla sorgente sismica che ha generato lo tsunami, viene triggerato dalle onde sismiche di superficie del terremoto. Ora, fino al 2019 la rete delle boe d'Art era quella che vedete in questa immagine. Quindi c'erano 60 boe, la maggior parte gestite dagli Stati Uniti attraverso il NOAA. Ce ne sono 39, sono i pallini rossi, vedete nella mappa, principalmente dislocati lungo l'Oceano Pacifico, e 21 boe che sono gestite da altri stati come il Cile, l'Australia e anche qualche stato nell'Oceano Indiano. In particolare, fino al 2019, la distribuzione delle boe d'Art nell'area della Nuova Zelanda era di 6 stazioni, con quelle che vedete in questa immagine. La stella rappresenta l'epicentro del terremoto che andremo a studiare oggi e per il quale, diciamo, abbiamo utilizzato i dati dello tsunami registrati dalla nuova rete d'Art. La configurazione delle boe d'Art fino al 2019 permetteva un tempo di detezione per lo tsunami, per eventi sismici che avvenivano lungo la zona di sudduzione delle Kermadec Tonga, ben superiori alle 2 ore. Ma aggiungendo le nuove stazioni lungo la zona di sudduzione delle Kermadec, che sono questi triangolini rossi con delle lettere maiuscole accanto, vedete che il tempo di detezione per lo tsunami si riduce drasticamente da un paio di ore fino a 20-30 minuti. Quindi questa è l'importanza di aggiungere, strumentare determinate zone di sudduzione o determinate zone dove avvengono terremoti potenzialmente tsunamigenici attraverso questo tipo di strumenti. Quindi questa nuova rete d'Art, diciamo, frutto di un'iniziativa della Nuova Zelanda che nei suoi piani aveva quello di installare 12 stazioni d'Art, il cui completamento dovrebbe avvenire alla fine di quest'anno, hanno registrato per alcune di queste stazioni almeno gli tsunami generati dai tre eventi del 2021. E sono quelli che andremo a vedere. In particolare ci concentreremo sul terremoto più grande. Ora, quello che faremo è quello che abbiamo fatto, è stato invertire i dati di tsunami osservati da alcuni mareografi nell'area del terremoto, in particolare alcuni mareografi dell'Australia, della Nuova Zelanda, delle Vanuatu, delle isole Tonga. Sono 7 con un campionamento di un minuto e sono forniti dalla UC dell'UNESCO, e 5 boe d'Art della nuova rete della Nuova Zelanda con un campionamento di 30 secondi. Prima di poter utilizzare i dati di tsunami, bisogna filtrarli rimuovendo gli eventuali trend nel dato e anche le componenti di lungo periodo dovute alla marea. E quindi questo è il primo passo per il processing dei dati. In seconda battuta, quello che abbiamo fatto è seguire un approccio a funzioni di Green, quindi abbiamo definito un piano di faglia lungo la zona di sudduzione, lungo l'interfaccia della zona di sudduzione, costruito basandosi sul modello SLAB 2.0 per le zone di sudduzione e definendo l'estensione di quest'area sulla base della distribuzione degli aftershock delle prime 2 settimane che hanno seguito il terremoto di magnitudo 8.1,
E abbiamo suddiviso questo piano di faglia in 162 quadrilateri, più o meno ognuno delle dimensioni di 18x18 km quadrati. Per ognuno di queste sottofaglie abbiamo calcolato la condizione iniziale per la propagazione dello tsunami, quindi la deformazione del fondo trasferita alla colonna d'acqua nella sua componente verticale e con l'aggiunta del contributo della deformazione orizzontale del fondo del mare. Inoltre abbiamo filtrato la condizione iniziale per il filtro dovuto alla colonna d'acqua e questa condizione iniziale è servita come input per generare appunto, per calcolare appunto le funzioni di Green Tsunami. Questo è avvenuto attraverso un codice numerico chiamato Tsunami IC che risolve le equazioni non lineari shallow water e lo fa utilizzando, sfruttando un'architettura multi GPU. In particolare, in questo caso, abbiamo utilizzato un sistema di griglie innestate per il calcolo delle funzioni di Green, utilizzando due livelli. Il primo con una maglia più lasca per quanto riguarda il calcolo delle boe d'art in mare aperto e una seconda griglia innestata attorno a ognuno dei mareografi con una risoluzione più alta, pari a 15 secondi d'arco, quindi 450 metri circa, per provare a modellare in maniera un po' più accurata le forme d'onda ai mareografi che sappiamo necessitano per una modellazione molto accurata di batimetria ad altissima risoluzione. Ovviamente questi 15 secondi d'arco sono sufficienti per scopi di questo tipo ed è comunque il dataset a più alta risoluzione che abbiamo a disposizione. Dopodiché abbiamo risolto il problema inverso attraverso un algoritmo di inversione non lineare, ovvero il simulated annealing. I parametri che abbiamo invertito sono lo slip e il rake. La velocità di rottura lungo il piano di faglia avviene su un fronte circolare con velocità costante fissata a 2,3 km al secondo ed è stata abbiamo utilizzato quella stimata dall'USGS. La funzione di costo durante l'inversione nel confrontare i dati osservati di tsunami con quelli modellati tiene conto non solo delle ampiezze dello tsunami ma anche di un possibile time shift tra la forma d'onda osservata e la forma d'onda modellata. Questo perché? Perché si è visto che per quanto riguarda i mareografi, quando si modella numericamente lo tsunami rispetto al dato osservato, potrebbe esserci una differenza nel tempo di arrivo dovuta all'inaccuratezza della batimetria, al posizionamento del mareografo sulla griglia di calcolo o anche addirittura problemi legati al clocking dello strumento. Mentre per quanto riguarda gli strumenti in mare aperto, e quindi in questo caso le boe d'art, si è visto che una discrepanza nei tempi di arrivo con un arrivo sistematico in anticipo da parte dello tsunami modellato è dovuto a fenomeni legati alla dispersione, alla variazione della densità lungo la colonna d'acqua o anche effetti dell'elasticità della Terra che generalmente non vengono modellati con questo tipo di codici numerici. Quindi implementando all'interno della funzione di costo questo parametro aggiuntivo che è il tempo, siamo in grado di vincolare la sorgente sismica e quindi la sorgente dello tsunami anche in presenza di variazioni di sfasamenti temporali tra le forme d'onda osservate e quelle modellate. In particolare per quanto riguarda i DART, questi sfasamenti che sono sistematici aumentano con la distanza delle boe rispetto alla sorgente dello tsunami che viene generato. Una volta risolto il problema inverso, quello che otteniamo come risultato è un modello medio, anziché un modello best, ovvero preferiamo utilizzare come modello di slip associato al nostro terremoto, al nostro tsunami, una media pesata di tutti i modelli che rientrano, che fanno parte di un ensemble che ha come una funzione di costo nell'intorno della funzione di costo del modello best. Questo perché
la soluzione del problema è intrinsecamente non univoca e quindi preferiamo, diciamo, utilizzare un modello medio invece che il modello best, che talvolta potrebbe anche risultare un outlier. Prima di, diciamo, invertire per i dati reali, eseguiamo un test di risoluzione per capire se la parametrizzazione del nostro problema e la distribuzione delle stazioni che utilizzeremo per risolvere il problema stesso è sufficiente per risolverlo. Quello che eseguiamo è un test di risoluzione chiamato checkerboard, quindi con un pattern a scacchiera, dove abbiamo blocchi di 3 sottofaglie per 3, quindi più o meno una sessantina di chilometri per lato, con uno slip alternato di 10 metri. La velocità di rottura è la stessa che abbiamo fissato per il problema inverso reale. E quello che facciamo è perturbare la batimetria per il calcolo del modello target, aggiungendo anche un rumore gaussiano, e in più perturbiamo anche le forme d'onda sintetiche ottenute dalla modellazione forward attraverso l'aggiunta di un rumore gaussiano. E infine aggiungiamo anche un time shift random a ognuna di queste forme d'onda per vedere se l'algoritmo è in grado di recuperare sia il pattern dello slip che lo shift temporale aggiunto. E quello che vediamo sulla destra è il risultato del checkerboard, che viene abbastanza ben riprodotto rispetto al target che potete vedere sulla sinistra. Quindi da questo punto di vista il problema è ben vincolato e quindi siamo autorizzati a procedere con l'inversione dei dati reali. Questo che vedete in questa immagine invece è il fit ai dati sintetici e quelli osservati, dove quelli osservati sono nient'altro che quelli ottenuti dal modello target perturbato con rumore, eccetera. Passiamo ai risultati dell'inversione, quindi la soluzione del nostro problema per quanto riguarda il terremoto vero, quindi il magnitudo 8.1 dell'isola di Raoul. Una volta invertiti i dati, il risultato principale è questa figura al centro, dove vedete la distribuzione di slip, che è caratterizzata da una asperità principale, localizzata più o meno a 20-30 km di profondità e estesa in direzione nord-est dall'epicentro. Questa asperità ha uno slip massimo di 5 metri, circa 5 metri, ed è caratterizzata da, diciamo, è equivalente a un terremoto di magnitudo 8. Altre caratteristiche che possiamo evincere da questa figura sono una distribuzione dell'angolo di rake lungo il piano di faglia, che è di circa 96 gradi e quindi consistente in questo caso con la direzione relativa di convergenza tra la placca pacifica e la placca australiana. Notiamo anche che la distribuzione di slip, quindi l'asperità, è bordata dagli aftershock che hanno seguito questo evento. Come potete notare, l'asperità principale è consistente anche con questa figura a sinistra, che è la proiezione superficiale dell'energia radiata visualizzata attraverso la back projection analysis. L'analisi degli errori associati a questa distribuzione di slip invece la potete vedere su questo pannello di destra, dove abbiamo plottato le distribuzioni marginali per ognuna delle sottofaglie con i valori dello slip medio, che sono centrati rispetto a una dispersione dei valori dello slip, e questa dispersione è relativamente bassa, quindi vuol dire che la distribuzione di slip è robusta e ben vincolata in questo problema. La distribuzione di slip che abbiamo stimato per questo terremoto è caratterizzata, diciamo, si può tradurre in un campo di spostamento del fondo del mare, che è poi, diciamo, quello che viene tradotto in tsunami una volta che inizia a propagarsi. E quello che vediamo è che il massimo del campo della deformazione è di 1,1 metri, quindi poco più di un metro, ed è relativamente profondo. Questa è quasi sicuramente la ragione dietro la quale, la ragione per cui lo tsunami generato da questo terremoto è stato relativamente piccolo, con ampiezze inferiori al mezzo metro.
Qui vediamo il fit ai dati, che diciamo, mostra un buon accordo tra gli osservati e i predetti a tutte le stazioni, sia ai mareografi che ai DART. Possiamo notare un time shift medio per tutte le stazioni complessivamente di circa 4 minuti, e notiamo che il time shift per le boe DART è dell'ordine di circa tra l'1 e il 4% rispetto al tempo di arrivo dello tsunami per ognuna di queste stazioni, ed è questo, diciamo, quello che ci aspettavamo, oltre al fatto che questo time shift aumenta con la distanza di ognuna di queste stazioni dalla sorgente dello tsunami. Quindi, una volta stimata la sorgente dello tsunami in termini di distribuzione di slip, abbiamo provato a validare questo modello attraverso una verifica indiretta e indipendente, ovvero propagando in maniera diretta lo tsunami associato a questa distribuzione di slip e confrontando lo tsunami misurato con quello osservato a delle stazioni lontane di mareografi che non abbiamo utilizzato per l'inversione. Lo tsunami si è propagato essenzialmente verso est, verso la zona est dell'Oceano Pacifico, verso le isole australi, le Hawaii, la costa occidentale degli Stati Uniti e le isole Galapagos, con ampiezze dello tsunami che vanno tra i 10 e i 30 centimetri registrate a questi quattro mareografi. Come vedete, i periodi sono ben riprodotti per tutte le stazioni, le ampiezze abbastanza ben riprodotte, considerato che la risoluzione della batimetria non è eccessivamente elevata. Inoltre, quello che vediamo è che le stesse caratteristiche legate sia alla distribuzione di slip che allo tsunami generati sono consistenti, sono in accordo con terremoti avvenuti in passato nella stessa zona. Un'altra verifica indiretta, non presente nell'articolo, ma che perché questo dato ce l'abbiamo recuperato dopo, è una verifica indiretta avvenuta tramite la modellazione forward dello spostamento ecosismico ad un GPS posizionato sull'isola di Raoul. E quello che vediamo è che sia nella componente orizzontale che nella componente verticale, la distribuzione di slip che abbiamo trovato ben predice questi spostamenti, che sono dell'ordine, diciamo, di 40 centimetri circa in direzione est-ovest e di 5 centimetri in direzione, diciamo, nella direzione verticale, e con un segno negativo che vuol dire che lì c'è stata subsidenza. La distribuzione di slip che abbiamo ricavato, abbiamo provato poi a confrontarla con un altro modello di slip che era stato stimato attraverso l'inversione di dati telesismici dall'USGS. Quello che abbiamo notato è che mentre il nostro modello è caratterizzato da un pattern di slip con una patch principale a nord-est dell'epicentro, la distribuzione di slip stimata dall'USGS ha due patch principali, con quella con lo slip più alto che invece è in direzione sud-ovest rispetto alla nostra e più in profondità. Facendo un forward, una modellazione diretta dello tsunami con questo modello e confrontandolo con il nostro, quello che vediamo è che le ampiezze sono confrontabili, ma le forme d'onda del modello telesismico, quindi dell'USGS, arrivano leggermente in anticipo rispetto alle nostre. Questo perché potrebbe essere dovuto alla differente posizione delle patch di slip rispetto a quella che abbiamo stimato noi. Infine, abbiamo provato in questo lavoro a testare con un piccolo esperimento le capacità in termini di allerta e nel contesto degli tsunami warning system di questa nuova rete DART neozelandese. L'esperimento è molto semplice. Abbiamo visto che lo tsunami è arrivato a parte di DART, ai mareografi. Il primo mareografo che ha registrato questo tsunami è stato il mareografo di East Cape, lo vedete qui in alto, e dove il primo arrivo è arrivato in circa dopo 85 minuti e ha registrato un massimo intorno ai 90. Quindi quello che abbiamo provato a fare è stato questo: prendere in considerazione i DART
che abbiamo utilizzato per l'inversione, che hanno registrato bene il segnale di tsunami ben prima di questi 90 minuti, e invertire solo quelli. Questo per vedere se, utilizzando solamente, diciamo, questi due DART, quindi un numero inferiore rispetto al problema originale, siamo in grado comunque di stimare lo tsunami in modo pressoché corretto ai mareografi. E il risultato, diciamo, lo vedete se confrontate le forme d'onda nere, che sono quelle osservate, con le forme d'onda blu, che sono quelle ottenute invertendo solamente questi due DART, il DART NZE e il DART NZG, che hanno un segnale di tsunami che arriva entro i 60 minuti dal tempo origine. E quello che si vede è che, mentre, anche se non è mostrato qui, il modello di SLIP utilizzando solamente questi due dati ovviamente non è ben vincolato come il modello che abbiamo ottenuto invertendo tutti i dati, tuttavia sia i tempi di arrivo che le ampiezze sono abbastanza ben riprodotte per tutti i mareografi. E questo vuol dire che, diciamo, anche rispetto ad una soluzione rapida come quella del momento tensore, che invece in questo caso ha presenta uno tsunami modellato con grande anticipo rispetto all'osservato e con ampiezze ben più elevate, quello che notiamo è che utilizzare questa rete di DART, anche con solo due DART, permette di confermare o cancellare in maniera rapida un'allerta tsunami e riduce anche l'incertezza nel forecast associato a quell'allerta. Chiaramente l'utilizzo di due DART in questo esperimento è legato, è vincolato a questo particolare terremoto e a questa particolare configurazione di stazioni, ma il principio non cambia. Utilizzare una rete di BOE DART permette una rapida conferma o cancellazione di un'allerta e riduce l'incertezza associata al forecast molto più di quanto possano fare solamente i mareografi. Infine abbiamo provato a fare un piccolo esperimento anche in ambito mediterraneo, ovvero il Mediterraneo potrebbe in linea di principio beneficiare dall'utilizzo dei DART. Nella mappa che vedete in questa slide è presentata, racchiusa da un poligono rosso, l'area di monitoraggio del centro allerta tsunami dell'INGV. Quindi tutti i terremoti e gli tsunami che avvengono in quest'area sono quelli che, per i quali il CAT invia messaggi d'allerta ai suoi sottoscrittori nel Mediterraneo. I triangoli gialli sono invece i forecast point, ovvero i punti di previsione dove noi, quando avviene un terremoto di magnitudo superiore a 5.5, associamo, oltre che a un livello d'allerta sulla base dei parametri del terremoto, associamo anche un tempo d'arrivo teorico. Alcuni di questi triangoli, non specificati in questa slide, ma alcuni di questi triangoli hanno associato anche uno strumento per il monitoraggio dello tsunami, in particolare un mareografo. Ora, quello che abbiamo fatto è copiare la sorgente dello tsunami che abbiamo stimato per il terremoto di Raul lungo l'arco ellenico, che è una delle zone di subduzione presenti nel Mediterraneo che potrebbe generare uno tsunami. Lo ha già fatto in passato, con il terremoto ad esempio del 365, e copiando, diciamo, questa sorgente, teoricamente avremmo come tempi d'arrivo teorici dello tsunami sulle coste italiane, in Calabria o in Sicilia, uno tsunami dopo circa 60 minuti. Bene, se noi aggiungessimo due DART, ad esempio, lungo l'isocrona dei 40 minuti, avremmo più o meno circa 20 minuti per confermare o cancellare l'allerta inviata, e sicuramente, invertendoli attraverso la data assimilation, anche potremmo ridurre l'incertezza sul forecast associato a quell'allerta. Chiaramente questo è solo un gioco, è tutto molto teorico, non è... Però, diciamo, ci lega a quelli che sono poi gli sviluppi futuri che abbiamo intenzione di portare avanti, e alcuni sono già iniziati, nell'ambito degli tsunami warning. In particolare abbiamo, attraverso il PNRR, in progetto di installare alcune BOE DART nel Mediterraneo. Ci occuperemo di ottimizzare la posizione di questi sensori
anzi, io qui li ho piazzati ovviamente lungo l'isocrona, ma non è detto che siano quelle le posizioni ottimali per poter fare un'allerta efficace. E implementeremo anche la data assimilation per questo tipo di dati. Abbiamo delle collaborazioni anche con il gruppo di Roma 2 di EMSO, abbiamo intendo il CAT, attraverso il progetto delle reti multiparametriche, attraverso il quale diciamo è prevista l'installazione di una boa dart-like nel Mediterraneo e oltre all'installazione di due mareografi sulle isole greche del Mar Ionio, in collaborazione questo con ISPRA e il NOAA greco. E poi attraverso diciamo, il progetto PONINSEA, che riguarda osservatori e smart cable, collaboreremo sempre con il gruppo di Roma 2 e di EMSO per la ricezione dei dati dei sensori di pressione di fondo che saranno disponibili per il CAT. E infine, diciamo, rimanendo invece in ambito mareografi, ISPRA installerà presto, diciamo, integrerà la rete mareografica nazionale esistente con dei nuovi sensori della rete di sorveglianza per il SIAM, dove SIAM è il sistema italiano di allertamento maremoti, di cui l'INGV attraverso il CAT fa parte insieme a ISPRA e il Dipartimento di Protezione Civile. E questi strumenti, questi nuovi strumenti, permetteranno diciamo, di superare quelle che sono le attuali limitazioni dei mareografi, quindi avere anche un passo di campionamento più elevato e un fondo scala più alto. In conclusione, il terremoto che abbiamo studiato di Raoul Island del 2021 con magnitudo 8 diciamo, è caratterizzato da una distribuzione di slip che abbiamo ottenuto invertendo i dati di tsunami dalle boe d'art e dai mareografi, con una principale patch di slip localizzata a nord dell'epicentro e quindi una propagazione pressoché unilaterale della rottura sismica. Questa patch di slip è localizzata a 20-30 km di profondità, quindi una profondità relativamente alta, che fa sì che giustifichi il limitato, diciamo, in ampiezza tsunami generato. Quindi un potenziale tsunami igienico relativamente basso. L'area di rottura è consistente sia con la distribuzione degli aftershock che con l'analisi della back projection. E è importante, questo è stato il primo evento di tsunami registrato diciamo, a seguito di un evento megatrust dalla nuova rete di DART, di boe DART della Nuova Zelanda. Questa nuova rete e in generale la rete DART permette un'accurata ricostruzione della sorgente dello tsunami e il potenziale per vincolare bene il forecast in futuro e ridurre i tempi per l'allerta e per la conferma e per la cancellazione di un'allerta. E infine questi sensori di pressione oceanici contribuiranno a migliorare i sistemi di allerta anche nel Mediterraneo. E con questo ho finito e vi ringrazio. Se avete domande, sono a disposizione. Grazie Fabrizio. Posso fare una domanda io, Nicola? Vai, vai, Nicola. Ah, Nicola, sì. Senti, no, volevo sapere, ma avete fatto un test, diciamo, cioè senza assumere la geometria del piano, a vedere se arrivavate a una, come dire, sorgente plausibile, non imponendo la geometria del piano di subduzione? No, no, questo test non lo abbiamo fatto. Siamo partiti direttamente parametrizzando il problema utilizzando la geometria di slab. E secondo te ci si arriva oppure diciamo arriva in altri minimi che non hanno niente a che fare con la. Non saprei, però non mi è chiaro perché vorresti provare però a utilizzare, diciamo, cioè a svincolarti dal piano che diciamo, ha dei suoi vincoli in realtà ben definiti in quella zona. E, cioè, magari una cosa potenzialmente diversa che si potrebbe fare per svincolarsi dal piano sarebbe quello di invertire lo tsunami, ma non in termini di piano di faglia, ma in termini solamente di superficie dell'acqua. No, dicevo che no, è perché diciamo
diciamo, nel caso del Pacifico, dove le zone di subduzione sono ben conosciute, pieno di sismicità strumentale, diciamo, è chiaro che uno mette lo slip sulla faglia e poi la subduzione è più o meno lineare, insomma, e quindi ci arrivi, diciamo, a un modello di slip. Però mi chiedo, in contesti in cui la geometria della sorgente sismogenetica non è affatto conosciuta, dici? Conosciuta, oppure, come dire, conosciuta o garantita in qualche maniera. Questo per esempio per l'arco ellenico, dove appunto non si capisce se i terremoti sismogenici stanno sull'interfaccia oppure stanno sugli display. Fare dei test di sensibilità, magari lasciando, come dire, la struttura, però magari cambiando il dip, arrivando, come dire, lasciando un po' di libertà alla sorgente di muoversi. Chiaramente questo, diciamo, allunga i tempi di calcolo, immagino. Sì, relativamente sì, insomma, cioè se vuoi farlo in tempo reale, chiaro sì. Però diciamo che, a parte che con Roberto Basili e Francesco Mesano stavamo pensando di fare dei test in questo senso, proprio sull'arco ellenico, o comunque sulle zone di subduzione del Mediterraneo, ma nel caso in cui non si conoscesse bene la struttura del piano di faglia, come dicevo prima, forse la cosa migliore potrebbe essere quella di invertire solamente per il campo d'onda dello tsunami, cioè per la deformazione del mare, e quindi, diciamo, in quel modo ti svincoli dalla faglia. Come fai? Scusa, questo non mi è chiaro, come fai? E niente, praticamente non fai, anziché modellare il piano di faglia, tu costruisci un sistema di funzioni di Green dove le condizioni iniziali sono, ad esempio, potrebbero essere la deformazione del fondale, elementari del mare, e quello che vai a invertire, alla fine ottieni non la distribuzione di slip, ma ottieni la condizione iniziale, ok? Ok. Avrai la fotografia del mare quando viene perturbato dal terremoto, ma non hai un'immagine dello slip sulla faglia. Poi ci sono anche dei modi per convertire uno nell'altro, ma insomma, questa è l'idea. Ci sono dei lavori che lo fanno. Fabrizio, mi riaggancio alla domanda di Nicola di poco fa, per chiederti se hai pensato se questa procedura di inversione anche del piano di faglia può essere in qualche modo agganciata a quello che si sa e che si applica nel PTF, nel tsunami forecasting probabilistico, che stiamo testando, no, da tempo, in cui tu hai già una, diciamo, database delle sorgenti possibili, ciascuna con le sue probabilità, magari, che ne so, ecco, una zona di subduzione, il piano della subduzione è quello più probabile, però poi puoi avere delle faglie invece differenti, no, sulla piana, sulla placca sopra, eccetera, eccetera. Quindi se c'è un modo per diciamo, sfruttare questa informazione. Probabilmente informazioni che vengono fuori dalla PTF potrebbero essere utilizzate come a priori in un'inversione bayesiana del piano di, diciamo, in un piano di faglia che non è ben conosciuto. Mi viene in mente questo, ecco. Potrebbero essere utilizzate così. Sì, sì, certo. Invece un'altra domanda, scusa, già che ho visto nella figura che hai fatto del Mediterraneo la posizione di quelle due ipotetiche boe d'art, come è stata, diciamo, la messa così un po'? No, l'ho messa così, cioè l'ho posizionata lungo l'isocrona dei 40 minuti. Andare a vedere se, diciamo, che le boe possono avere
se non ricordo male, una profondità tra i 1000 e i 6000 metri, più o meno, diciamo, quello è il range di profondità su cui possono essere piazzate. Lì non so quant'è la profondità, sarà sui 3-4000 metri, ma bisogna vedere anche se cascano quelle posizioni in acque internazionali, o, ecco, quindi non sono certo che si possano piazzare esattamente dove le ho messe, però sicuramente, diciamo, possono un anticipo di 15-20 minuti può essere ottenuto in termini di conferma dell'allerta o di previsione dell'allerta. Scusa Fabrizio, ma anche mi chiedevo. Oh Franco, grandissimo. Ciao. Mi chiedevo, no, perché non metterla alla linea ai 20 minuti? Perché in realtà così sei più vicino all'Italia e quindi copri una maggiore quantità di Mediterraneo, quindi eventualmente anche altre sorgenti possibili, oppure? Sì, diciamo che probabilmente quella zona lì, oltre ad essere, diciamo, lì sopra dei 40 minuti, è qualcosa di parente a un mezzo studio così che avevamo fatto velocemente con gli altri ragazzi del CAT qualche anno fa, e avevamo visto che per sorgenti posizionate sull'arco ellenico o sull'arco calabro, se non ricordo male, alla fine un compromesso accettabile per la posizione dei dart stava nel mezzo, proprio perché in quel modo potevi coprire sia in termini di tempo d'arrivo teorico, sia lo tsunami che veniva da sorgenti provenienti dall'arco ellenico, ad esempio, che dal sud Italia. Quindi metterle solamente, cioè avendone poi poche, la possibilità di metterne poche, devi trovare un compromesso, e probabilmente non credo che quando verranno installate sarà troppo lontano da dove le ho ipotizzate in quella slide. Ok, bene. Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio nuovamente, siete stati davvero carini e gentili a partecipare, nonostante il caldo, e magari qualcuno di voi è pure in vacanza, e niente, qualunque cosa, qualunque chiarimento, sapete dove cercarmi. Grazie Fabri. A presto. Ciao Fabrizio. Grazie Fabrizio. Ciao, grazie. Ciao. 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 Grazie a voi, ciao. Grazie Fabrizio. Grazie Fabrizio.